Ragazzi, bella a tutti, mi sono tagliato tutta la faccia a sto giro, ma non vi perdete niente, perché non c'è niente da vedere in particolare. Oggi andiamo a parlare di un coltello che necessita una storia. Sì, so che tanto avete già letto il titolo del video, perciò è inutile che stiamo dicendo, facendo i misteriosi. Però necessita di una storia, perché la storia parte dai miei albori di quando ero bambino. Da bambino già rompevo le balle ai miei genitori, perché tutte le volte che andavamo da qualche parte dove c'era una fiera, dove c'erano bancarelle, li mettevo in croce per comprarmi dei coltellini. Cioè, non so se ci avete presente. Negli anni 80 c'erano queste fiere di paese, di estate, dove c'erano tutte le bancarelle, c'erano bancarelle non come oggi che vendono cianfrusaglie cinesi, ma vendevano coltellini, portachiavi, apribottiglie, souvenir. Perciò c'erano queste bancarelle dove c'erano esposti tutti questi coltellini, di solito in una misura più piccola delle misure originali dei coltelli. Erano piccoli coltellini, tipo questo per dirvi, questo qui risale all'epoca, ragazzi, lo comprai in una di queste bancarelle che è un piccolo coltellino. Eccolo. Piccolino, questo lo tengo in un cassetto perché penso che questo aggeggio avrà tipo 40 anni. E perciò vendevano questi piccoli coltellini come souvenir. E mi si incrocia i miei genitori di comprarmi un coltellino. Dopo che li ho convinti, che li ho messi in croce, finalmente mi dicono: ok, scegline uno e comprati questo coltellino. Li ho tenuti un'ora praticamente davanti a questa bancarella e alla fine scelsi quello che a me piaceva di più di tutti, che era una riproduzione, diciamo, di un Buck 110, un piccolino, un bacchino. Così, rifatto benissimo, ghiacciaio con le guancette in legno, c'erano i finali in ottone, la lama della stessa forma, magari la lama era praticamente, non penso che era stata di ferraccio, perché tagliava quanto il manico di una forchetta, però aveva una punta, ma a me all'epoca non fregava nulla, perché c'era questo coltellino che io adoravo. Avrò avuto 10, 11, 12 anni, perciò da quel momento nella mia mente rimase l'idea che il coltellino da tasca era quello e era praticamente una riproduzione di un Buck 110. Passano gli anni, mi compro anche di tasca mia da grande, diciamo da grande, mi compro finalmente il Buck 110, vero? Pagandolo fior fior di soldi e ce l'ho ancora quello, lo tengo a casa mia in montagna perché lo tengo lì, perché lo comprai in quelle zone, in quei posti e me lo sono sempre tenuto in montagna, ma poi parlando con un amico del canale, iscritto al canale, parlando dei coltelli Herbers, alla fine la riproduzione del Buck più fidata, quella che si avvicina di più al Buck 110, lo fa appunto la Herbers. Io, preso dalla scimmia, non ho saputo resistere perché ho voluto sempre riavere in tasca un Buck, ma sinceramente spendere altri 100 e passa euro per un Buck mi è sempre un po' roduto il culo, perché già ce l'ho e non me va nemmeno di comprarmene un altro per poi tenerlo qui e non usarlo, invecchiare, perché insomma il Buck è bellissimo, ma poi alla fine guancette di legno, di ottone, si graffiano, si rovinano, è bello anche per quello, però non lo avrei poi portato in giro con me. Perciò ho ripiegato su quello della Herbers, che è il modello 207713, mi pare, lo vedete qui sotto nel titolo, se ho detto una cazzata, e ho deciso di acquistarlo, perché è quello che si avvicina di più al Buck. Allora, l'ho acquistato, calcolate che un Buck costa all'incirca un centinaio di euro, decina di euro più,
decina di euro meno, dove lo comprate, dove non lo comprate, se c'è un'offerta, se c'è una promozione, tutte queste belle storie. E parto subito che vi dico che questo coltello viene 10 euro, perciò viene 10 volte di meno del Buck, che ovviamente avrà una costruzione, no, no, avrà A, perché l'ho manovrato il Buck, e ve lo dico subito, ha una costruzione molto più rifinita, molto più figa, molto più elaborata, materiali ovviamente diversi, il Buck ha le guancette fatte di ebano, di legno di ebano, questo è fatto con il palisandro, le rifiniture ovviamente sono totalmente un'altra cosa, però l'uso e la maneggevolezza e la bellezza del coltello devo dire che si eguagliano. Vi dico subito due tre nei, voi vedrete adesso il coltello, ma lo vedrete dopo che l'ho pulito, perché quando vi arriva nella sua scatolina è incartato nella carta, è un po' grasso, perciò per mantenerlo un po' grasso, dentro una bustina di plastica, dentro la carta, dentro la scatolina, il coltello arriva abbastanza sporchino, perciò ho bisogno di dargli una ripulitina e vi arriva con la lama che taglia pochissimo. Veramente non è che non taglia, ma praticamente equivale a quando voi avete un coltello che avete usato per tanto e taglia malissimo. Perciò questo coltello gli è stata data una pulita, gli è stata data una rifinitina, poi lo rifinirò ancora di più e gli ho rifatto il filo. Ci ho lavorato un po' di bacchette di tutte le varie grane, perciò bacchette più dure, bacchette in ceramica e alla fine passate mortali sullo strop per rifinire il filo e finalmente siamo arrivati a un momento decente. Adesso finalmente ve lo tiro fuori, che non ho niente di... ed eccolo qua, ragazzi, in tutta la sua bellezza. Come vedete, l'ho riportato a lucido. Guardate che spettacolo! Ce lo vediamo in tutte le sue direzioni. Perché se lo prenderete pure voi, vi renderete conto di come arriva veramente grezzo questo coltello. L'ho riportato praticamente a lucido. È veramente massiccio. È veramente pesante ed è veramente fatto bene. Ok, prima di aprirlo andiamo a vedere la prima specifica, che è il suo peso, e questo Herbers, lo chiamerò Herbers ovviamente, non lo chiamerò Buck, anche se praticamente è una riproduzione di un Buck, lo chiameremo con il suo nome. L'Herbers pesa 173 grammi, perciò una bella leppa di quasi 2 etti di coltello. È bello massiccio, perciò non ha problemi di pesantezza e di resistenza. La lama è spessa 3 mm e 6, 3 mm e 7, perciò è una bella sleppetta anche di spessore. Tutto il coltello è spesso. Come al solito non ho preso gli occhiali, 144-145, scusate, mi sono senza occhiali, posso lisciare qualche millimetro, perciò ci aggiriamo intorno ai 144, sì, scusate, 144, 14 mm, e abbiamo una lunghezza a lama chiusa di 12 centimetri, perciò un bel giocattolino. Allora, andiamo ad aprire finalmente la lama ed eccolo qua, ragazzi, in tutta la sua bellezza. Come vedete, l'ho riportato a lucido e è veramente una figata. Vi faccio vedere il particolare delle cartelle con gli intagli per mettere le dita. I particolari degli inserti di legno con i rivetti, come abbiamo detto, il legno è in palisandro, perciò un legno molto duro.
Al contrario del Bach, che questi rivetti spuntano un pochino e sono stondati, qui sono portati in piano a legno. Questo è il classico blocco lama. E ragazzi, la lama, eccola qua. Lama che l'acciaio non viene dichiarato, almeno io non l'ho trovato, ma penso che sia come quasi tutti gli Herbers, un Ausi 4,20 mi pare, perciò una lama di un acciaio neanche male, discreto acciaio, anche per riaffilarlo, vi devo dire ragazzi, è stato una bella impresa riaffilarlo perché l'acciaio non è poi così tenero, qui l'ho riportato a lucido ragazzi, scusate che ho ancora praticamente gli attrezzi, la fresa che ho usato con il tampone per rilucidare tutta la situazione. E adesso mi dispiace solo che non vi posso far vedere come tagliava prima la lama perché l'ho riaffilato perché così non lo potevo vedere. Lama ovviamente di lunghezza totale della lama dal tallone alla punta di, vi do un circa perché come vi ho detto sto senza occhiali, di 10 centimetri, 10 centimetri e 2, diciamo dai, ci siamo sui 10 centimetri con un tagliente utile di circa, mamma mia, di quando non mi metto gli occhiali, 85 mm, perciò una bella lama, ragazzi, a me piace un casino perché il Bach piace un casino, perciò questo Herbers piace un casino. Vi ho detto che è stato un po' macchinoso riaffilarlo, macchinoso fino a un certo punto, perché il filo, come vi ho detto, arriva abbastanza scrauso, ma quando uno poi ci combatte un po', lo si riporta, guardate qua, a un rasoio, guardate che peletti di carta. Perciò, come vi ho detto, riaffilarlo non è stato un lavoraccio, cioè basta combatterci un pochino di giochetto. Alla fine, a noi che ci piacciono i coltelli, sappiamo che riaffilare un coltello alla fine ci diverte, perciò è un coltello che quando vi arriva sappiate che ha un filo abbastanza una merda e ve lo dovete riaffilare, ma senza andare troppo nel dettaglio con un kit di bacchette e uno strop con un po' di compound. Io addirittura ho fatto due passaggi, una prima con il compound con l'abrasivo e poi con il compound ci ho messo praticamente per lucidare il filo uno strop di cuoio con sopra il sitol, che è praticamente un pulente per metalli, insomma qualcuno di voi lo conoscerà sicuramente, è quello che serve per lucidare l'ottone e alla fine ragazzi questo è il risultato, questo coltello a me mi fa veramente godere, cioè è proprio bello tenerlo in mano, pesa, si sente proprio anche il peso del coltello, guardate che figo. Qui abbiamo l'incisione con la scritta, il modello del coltello e ragazzi, c'è poco, veramente poco da dire, stiamo parlando di un Herbers che ha riprodotto un Bach 110 egregiamente perché ragazzi è veramente bello, bello, bello. Perciò finalmente posso riavere il mio Bach grazie a questo della Herbers e finalmente riusarlo perché è proprio bello averlo in mano e è veramente, almeno per i miei gusti, il col vero coltello, il vero folder da tasca, perché forse è stato il primo coltello, la forma del primo coltello che ho avuto in tasca nella mia giovinezza è stato questa, in formato mignon, e purtroppo per imprinting, ragazzi, questo è il coltello che io ho avuto sempre in testa quando dicevo coltello da taschino. Taschino un cazzo perché questa affare presa a due etti,
è una sleppa de... insomma, passati 20 centimetri, diciamo che non è proprio da taschino, però è il coltello da chiudibile che uno porta in tasca. Ragazzi, qui dal mio Herbers 207713, io vi saluto, lo lucido ancora un pochino, perché poi io non so quello che sta a lucidare i coltelli, lo lucido per farvelo rivedere, perché poi questo lo userò e non lo rilucidero perché mi piace usarli i coltelli e non tenerli in vetrina. Già ho un bacco originale che tengo dentro un cassettino a 250 km da me per non rovinarlo. E penso che questo non lo luciderò più, ma me ce divertirò perché vale la pena. Perché, ragazzi, perché come vi ho detto, questo coltello costa 10 euro. Per 10 euro, ragazzi, no, ci sta, ci sta veramente tutta. Poi ognuno, venite ma fai puristi, venite ma fa no, io voglio il bacco originale, io niente compro. La Herbers è una buona casa produttrice di coltelli, ne ho già un paio oltre questo della Herbers e funzionano da Dio, perciò se ha riprodotto un coltello che a me mi piace tanto in modo molto 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 fatto bene, perché no, me lo prendo e lo uso. Ragazzi, un saluto, un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao, ciao.